L'ancona metallica vuole continuare a sognare, la vi spesero a rimanere in linea di galleggiamento. Tutte e due in trasferta alle biancorosse marchigiane di Lega Pro, domani alle 14.30. Cesena ancona metallica è il meglio dell'ottava giornata. Dorici secondi in classifica con 16 punti, Romagnoli a quota 14. La squadra di Colavitto viene da 4 vittorie consecutive e vanta il migliore attacco del girone B, mentre quella di Viali, un ex, ha la seconda difesa meno battuta. Siamo preparati come sempre, con i nostri concetti, le nostre situazioni di campo, quindi per noi non cambia niente, o si chiama Cesena, o si chiama Modena, o si chiama Montevarchi, noi scendiamo in campo con la nostra mentalità e con la nostra voglia di imporre il gioco, a volte ci si riesce, a volte no, però questo è l'intento da parte nostra. Ancona metallica allo stadio Manuzzi con oltre 1500 tifosi per il primo esodo in trasferta dopo i 4 anni nei dilettanti del capoluogo. Speravamo che succedesse dall'inizio del campionato, noi e tutte le componenti dell'Ancona metallica, quindi è una situazione che ci fa piacere, questo entusiasmo deve rimanere alto e per rimanere alto dobbiamo cercare comunque di proporre prestazioni importanti. Ancona metallica senza gli infortunati Papa e Del Carro e lo squalificato Bianconi. In casa Cesena, lunga lista di indisponibili. Candela, Adamoli, Maddaloni, Lepri, Zecca, Benedettini e Spendi. Mister Viali però recupera Gonnelli e potrà contare sul bomber anconetano Bortolussi. Probabilmente siamo in una posizione che forse nessuno all'inizio del campionato ci avrebbe messo lì, quindi questo ci dà grande consapevolezza e autostima. E grande voglia di provare a far nostra una partita bella, una partita che probabilmente quando è uscito il calendario sarebbe passata come una partita di campionato normale, la qualità dell'inizio stagione delle due squadre l'ha fatta diventare una partita di cartello. Gioca invece a Lucca la Vispesaro, dove in 5 precedenti non ha mai vinto. Biancorossi rinfrancati dal secondo successo stagionale, quello contro la Fermana. E ora chiamati a tenere a distanza in classifica i toscani a meno 2 con 7 punti. Dobbiamo dare continuità a questo risultato importante che è stato la vittoria per 2-0 del derby e lo dobbiamo fare contro un avversario molto complicato. È una squadra che crede nell'essere protagonista all'interno della partita ed è per questo che ti dico che è una partita sicuramente difficile.